Oggi la festa del 4 novembre si celebra la giornata dell'unità nazionale e la festa delle forze armate, festa ufficiale italiana, seppur per chi lavora non si tratta di un giorno di vacanza. A Catanzaro la ricorrenza con la deposizione della corona al milite ignoto alla presenza del prefetto Cucinotta, del sindaco Abramo e del generale Paterna. Io dico che oggi più che mai bisogna festeggiare, bisogna ricordare i canoni fondamentali della nostra Costituzione, della nostra democrazia. La festa dell'unità delle Forze Armate è una festa nazionale, è una festa importante che ricorda appunto tutti i caduti anche nelle guerre e quindi il grande impegno straordinario delle Forze Armate e io direi di tutte le forze dell'ordine in questo momento, delle polizie municipali, di tutti coloro che sono impegnati per diciamo a supporto della popolazione, seppure in qualche caso a sanzionare la popolazione perché si superi questo tragico veramente momento che stiamo vivendo e in questo momento ancora di più con l'acutizzarsi della pandemia. Ecco perché diciamo sia la Presidenza del Consiglio sia il nostro Ministero dell'Interno hanno dato le disposizioni per una celebrazione sobria ma significativa, perché non bisogna mai dimenticare appunto gli appuntamenti importanti della nostra vita repubblicana. È una ricorrenza che, come giustamente ha detto lei, ha attraversato un periodo importante, no, della nostra vita, più di un secolo, e si riferisce a un argomento di assoluta importanza per noi come nazione, come Stato. La ricorrenza della unità nazionale è una ricorrenza che ogni cittadino, no, dovrebbe sentire come una delle più importanti e per questo motivo, nonostante l'emergenza epidemica in atto, abbiamo comunque sentito la necessità di celebrarla ugualmente, seppur in un modo estremamente ridotto ed estremamente sobrio. Abbiamo voluto farla, il prefetto ha voluto comunque che si commemorasse questa giornata e soprattutto in maniera molto semplice, perché visto quello che sta accadendo abbiamo voluto evitare assembramenti. Quindi la situazione è questa, purtroppo siamo fortemente dispiaciuti perché stiamo aspettando in questo momento il DPCM da parte del governo per capire se la Calabria è zona rossa o no. Se dovesse essere zona rossa non vi nascondo che sono molto molto preoccupato, perché non credo che ci siano i dati così negativi da poter chiudere tutte le attività commerciali, perché metterebbe in ginocchio la nostra regione in maniera definitiva. Quindi siamo molto preoccupati, mi dispiace questa preoccupazione arriva oggi in questa giornata di commemorazione. Comunque continueremo a lavorare, purtroppo, andare avanti. Speriamo che non sia stato inserito nell'elenco a zone rosse.